Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro. Vi ringraziamo per la numerosissima partecipazione. Oggi abbiamo raggiunto veramente un bel pubblico, per cui questo ci fa molto piacere. Qua con me vedete già collegata Alessandra Procesi di Union Camere Nazionale. A breve le passerò la parola. Intanto un benvenuto a nome anche di tutti i relatori che sono già collegati con noi e che a breve vi introdurremo per il proprio intervento. Passo la parola ad Alessandra per un saluto da parte di Union Camere Nazionale, che ringraziamo per questa partecipazione. Prego, Alessandra. Grazie Simona, mi associo ai saluti di Simona e soprattutto all'apprezzamento sulla numerosità della partecipazione a questo evento che evidentemente ha suscitato l'interesse di parecchie imprese, in quanto ovviamente oggi si parla di incentivi e agevolazioni per la transizione digitale e per l'export digitale. Come sistema camerale siamo convinti, tra l'altro, che questo binomio export e digitale sia un binomio fondamentale per favorire la crescita delle imprese, e proprio per questo comunque il sistema camerale italiano, composto appunto da Union Camere come associazione, ma da tutte le camere di commercio sui territori, lavora da anni su entrambi questi fronti. Con Promos Italia, che è la nostra agenzia che si occupa di internazionalizzazione, e con Dintec, che è la nostra agenzia di sistema che si occupa invece proprio di innovazione tecnologica. E proprio in questo contesto abbiamo di fatto seguito il programma di Impresa 4.0 e abbiamo attivato una rete territoriale molto capillare, quella dei punti impresa digitale e i PID, che sono costituiti presso tutte le camere di commercio, e da diversi anni stiamo già assistendo una serie di imprese attraverso questa rete proprio per favorire la transizione al digitale. E abbiamo raggiunto più o meno numeri interessanti attraverso questa attività con i PID che hanno coinvolto circa 500.000 imprese sul territorio. Con noi oggi è anche Invitalia con Luca Venanzi, che in particolare illustrerà il cosiddetto bonus export digitale, che appunto nel dettaglio spiegherà come può essere fruito e da chi può essere utilizzato. Con noi c'è poi il collega di Dintec Antonio Romeo, che illustrerà le misure del piano Transizione 4.0 e appunto i servizi dei PID, e la nostra agenzia Promos Italia, che è dedicata all'internazionalizzazione e quindi si concentrerà sulla finanza agevolata sotto il profilo dell'internazionalizzazione. Ovviamente il nostro auspicio per questo ciclo di seminari che abbiamo organizzato, di cui oggi è l'apertura, il primo evento, è quello veramente di poter dare alle imprese partecipanti un valore aggiunto nel supportarle all'utilizzo di tutte queste agevolazioni che di fatto agevolano l'utilizzo del digitale e dell'export. Non voglio rubare altro tempo, vi ringrazio appunto, nuovamente per questa calda partecipazione e passo la parola alla collega Simona De Musso che spiegherà un po' più nel dettaglio quali sono le attività di Promos Italia e come può esservi utile nell'assistenza sul territorio. E a seguire gli altri relatori e chi vi ho presentato seguiranno ognuno le proprie tematiche di riferimento. Ringrazio a tutti e passo la parola a Simona. Benissimo, grazie. Grazie Alessandra anche per aver introdotto il programma e le tematiche. Come anticipato, ecco, volevo giusto darvi una rapida panoramica di chi siamo e cosa facciamo, per chi non ci conoscesse. Promos Italia è l'agenzia italiana per l'internazionalizzazione ed è la struttura del sistema camerale italiano partecipato da un network di camere di commercio, come vedete qua rappresentate sulla mappa. Questo ci garantisce una presenza e un affiancamento costante alle PMI italiane, grazie anche chiaramente alla partecipazione di Unioncamere Nazionale.
Camere Nazionale, Unione Camere Lombardia, Unione Camere Emilia Romagna. Pertanto un network che si sta sempre più espandendo in tutta Italia e che offre accompagnamento sui mercati internazionali, partendo da un primo livello di know-how, informazione e formazione, grazie a una serie di servizi che mettiamo a disposizione proprio per acquisire quelle competenze necessarie per affrontare i mercati esteri, nonché anche servizi proprio di parere con gli esperti e di approfondimento. Poi c'è tutta l'area che noi chiamiamo MECIT, che è dedicata a favorire il contatto tra operatori internazionali e aziende italiane, quindi attraverso una serie di servizi come possono essere le ricerche di controparti estere, l'attività di incoming buyer, piuttosto che le attività di accompagnamento sui mercati esteri, quali missioni, eccetera. Adesso finalmente stiamo riprendendo anche l'attività in presenza dopo tante attività in virtuale che comunque continua a convivere come metodo. Come strumento. Poi abbiamo la sezione Go Digital, su quale mi soffermo un po' di più, visto che parliamo di transizione digitale per l'internazionalizzazione. Go Digital è la sezione del sito Promos Italia, che prevede poi un link e vi porta poi, vi invita a invece proseguire su digitexport.it, che è proprio il portale che è stato creato per radunare, diciamo, in un solo luogo tutte le informazioni e gli strumenti a disposizione delle piccole e medie imprese per avviare azioni di internazionalizzazione attraverso il web. L'home page si apre con questa schermata, con questi sei mattoncini colorati, ognuno di questi rappresenta un tool e una sezione, quindi dagli assessment digitali al motore di ricerca sui marketplace, ai servizi, eccetera, Digitexpert, che è la piattaforma che vi mette proprio in contatto effettivo con una rosa di nostri esperti, potete avere a disposizione un percorso vero e proprio, come vedete qua brevemente delineato, quindi si parte da un primo livello, diciamo, di informazione attraverso il portale, dove avete a disposizione anche articoli, video, mini pillole, molto molto ricco, quindi vi invito a provare a un po' a consultarlo. L'orientamento attraverso gli assessment, abbiamo due tipologie di assessment, il Digitest e il Digicommerce, che vanno sia a verificare la vostra propensione all'export digitale attraverso il Digitest, e la maturità invece di un e-commerce già integrato nel vostro sito aziendale, qualora voi abbiate già un e-shop nel vostro sito. E dopodiché potete proseguire il percorso confrontandovi direttamente con i nostri esperti presenti sulla sezione Digitexpert e ancora poi accedere a tutta una serie di servizi per l'export digitale che mettiamo a disposizione, che prevedono sempre comunque prima l'assessment. Quindi il percorso è quello: a noi serve avere, valutare, insomma, avere a disposizione i report, gli output che vengono erogati dopo gli assessment, per potervi poi anche orientare meglio sui servizi che sono a disposizione, che sono numerosi, che possono variare anche in base al territorio in cui risiedete, e orientarvi appunto sul servizio piuttosto che anche appunto personalizzare un percorso. Questi sono i nostri presidi su tutto il territorio nazionale. Torno un attimo invece al programma, scusate, faccio qualche passo indietro. Ecco qua, vi do qualche informazione di servizio, nel senso che, come di consueto, potete porre le vostre domande attraverso il box chat domande che trovate alla vostra destra, quindi potete scrivere le vostre domande, e poi in chiusura è prevista circa mezz'ora di sessione dedicata proprio a rispondere alle vostre domande. Cercheremo di rispondere a tutti, visto che siete numerosissimi, questo non lo possiamo garantire, però ci prendiamo l'impegno poi di fornirvi le domande anche in seguito, eventualmente anche dandovi riferimenti dove potete trovare delle FAQ, per cui magari le vostre domande sono già risposte attraverso questa sezione, o comunque poi costruendo anche magari un documento dove mettiamo insieme le domande se dovessero essere magari uguali per alcune aziende, per cui su questo insomma ci impegniamo poi nei prossimi giorni nel darvi i riscontri. Riceverete anche la mail domani con il link dove potrete consultare, potrete scaricare le presentazioni e nonché rivedere anche la registrazione dell'intero intervento. A questo punto lascerei la parola al dottor Antonio Romeo di Dintec, a cui adesso diamo la possibilità di condividere lo schermo. Eccoci Antonio, buongiorno, buon pomeriggio, benvenuto e grazie. Grazie, buongiorno a voi. Noi abbiamo Allora parlato abbastanza, per cui ti lasciamo parlare.
Condivido lo schermo, spero che lo vediate. Sì, Ok. benissimo. Grazie, buon Allora. lavoro a tutti, tardi. Allora, intanto grazie a tutti i partecipanti, mi associo anch'io a quello che dicevano prima Simona De Musso e Alessandra Procesi. È un piacere oggi parlare a tante imprese e parlare di incentivi che consentono da un lato la digitalizzazione e dall'altro l'internazionalizzazione. Due dei driver più importanti per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, oggi vengono presentati gli incentivi che alimentano, che sostengono il sistema produttivo per poter investire su queste due importanti tematiche. Allora, prima di addentrarmi nella presentazione e nell'illustrazione di alcune misure che riguarderanno in particolare il tema del digitale, che sarà da me approfondito, facendo un focus su quello che è il piano Transizione 4.0 e un focus anche su quello che è il voucher connettività, che consente, diciamo, la investimenti in mano ultralarga da parte delle imprese, quindi l'infrastruttura su cui poi verranno veicolati i dati e le informazioni. Due parole proprio su chi è d'Intech. Non so se le imprese che sono oggi presenti conoscono la nostra agenzia. D'Intech è una società del sistema delle camere di commercio, quindi di Unioncamere delle Camere e dell'Enea, e si occupa proprio dei temi della trasformazione digitale, dell'innovazione tecnologica. Quindi operiamo su quattro macro aree e soprattutto il tema del digitale ormai è diventato un punto fondamentale dell'azione di Intech negli ultimi anni. Abbiamo, a partire dal 2017, favorito la nascita e ne seguiamo oggi il coordinamento della rete dei PID, i punti imprese digitali che venivano già presentati in apertura. Sono delle strutture che sono presenti presso tutte le camere di commercio e si occupano di accompagnare le imprese nei processi di digitalizzazione. Attraverso i PID abbiamo effettuato attività di formazione, webinar come quello di oggi, diciamo come quelli di oggi sono stati realizzati dai PID a livello territoriale e anche a livello nazionale su tante tematiche, sia i temi degli incentivi, ma direi soprattutto l'utilizzo delle tecnologie, i nuovi modelli organizzativi e così via. Abbiamo messo in campo degli strumenti di assessment per affiancare le imprese nel conoscere qual è il punto di partenza dal quale poi innestare una politica di cambiamento volta al digitale, e abbiamo poi realizzato una serie di tool e di strumentazioni che sono oggi a disposizione delle imprese e vengono utilizzati da tantissime realtà produttive. Oggi sono circa diciamo mezzo milione le imprese che hanno già utilizzato, sono 500.000 le imprese che hanno utilizzato i servizi di PID, e diciamo molte di queste hanno anche effettuato assessment digitale che ci hanno consentito di raccogliere dati importanti che ci hanno dato la possibilità di conoscere uno spaccato sul livello di digitalizzazione del nostro paese. E parto proprio da qui. Questo è un po' il nostro punto di partenza, l'osservatorio che noi abbiamo con i nostri PID. Allora, da un lato, la parte di sinistra di questo grafico mette in evidenza l'indice DESI. Sapete che l'indice DESI è l'indice di digitalizzazione definito dalla Commissione europea. È un indice composto da cinque sottoindici che dà nel suo insieme una fotografia di quella che è il livello di digitalizzazione di ciascuno dei 27 paesi. Allora, nonostante negli ultimi anni l'Italia abbia compiuto degli importanti progressi, abbiamo, diciamo, fatto dei passi in avanti di diverse posizioni nel ranking internazionale, ancora oggi il nostro paese si colloca 18° su 27 paesi. Abbiamo una distanza importante dalla media europea, ma direi soprattutto dai nostri principali competitor, Germania, Francia, Spagna. E abbiamo sotto il profilo digitale una distanza che potremmo definire siderale rispetto a paesi del nord Europa come la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, che hanno invece un approccio digitale che è interiorizzato non solo nel sistema produttivo, ma direi proprio in tutta la popolazione. Accanto, diciamo, a questa fotografia di un'Europa a più velocità, attraverso proprio i nostri PID e l'attività di assessment che abbiamo realizzato su oltre 60.000 imprese, riusciamo ad avere anche quella che è una fotografia dei divari digitali che sono presenti nel nostro paese, soprattutto da un punto di vista produttivo e delle nostre imprese.
Allora, ci sono diversi divari, io qui ne sintetizzo tre che sono sicuramente molto importanti. Il primo è chiaramente di tipo settoriale. Le imprese del settore agricolo, del settore artigianato hanno una distanza importante che noi stimiamo in 22 punti percentuali di livello di maturità rispetto invece al settore manifatturiero, al settore industriale, che è più propriamente un settore ormai da tempo digitalizzato, che utilizza e interiorizza le tecnologie digitali. Abbiamo delle distanze territoriali, anche qui significativamente importanti. Il nostro mezzogiorno ha una distanza di almeno 10 punti percentuali rispetto alle regioni del centro-nord, che sono più avanzate anche sotto il profilo della digitalizzazione. E poi abbiamo un gap, direi, il più importante di tutti, che riguarda proprio l'aspetto dimensionale. Le micro e le piccole imprese hanno una digitalizzazione che noi stimiamo nel circa 28% in meno termini punti percentuali rispetto invece alle imprese medio-grandi. Ed è proprio questo target che rappresenta il target elitario di riferimento per i nostri PID, per l'azione delle Camere di Commercio, che in questi anni, a partire dal 2017, hanno affiancato per avere un upgrading sui processi di digitalizzazione. Allora, alla luce di questi divari digitali, di questa significativa distanza del nostro paese rispetto ai paesi ai competitor europei e direi più in generale ai principali competitor internazionali. Quali sono i sistemi di incentivazione che esistono oggi già disponibili su digitalizzazione e innovazione che possono favorire un ammodernamento del sistema produttivo? Allora, su questo mi piaceva fare un riferimento esplicito proprio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete è articolato in diverse missioni. E una di queste, direi la prima missione, è proprio volta alla digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Su questa missione sono disponibili ben 49 miliardi, se sommiamo le risorse propriamente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con quelle del Fondo Complementare. E larga parte di queste risorse, pensate che è la seconda missione in ordine di volumi di risorse messe a disposizione, è seconda solo dopo la missione 2, che è quella per la transizione ecologica. Allora, di questi 49 miliardi, ben circa 18 miliardi, 13 da PNRR e circa 5 da fondo complementare, sono proprio messi a disposizione per transizione 4.0. Quindi ci sono una serie di interventi che nella parte destra della diapositiva trovate diciamo descritti in termini diciamo di macro capitoli, di ambiti di intervento e di misure su cui sono previsti degli interventi, alcuni chiaramente ad appannaggio di grandi imprese e di sfide infrastrutturali che il nostro paese deve compiere sul digitale, uno fra tutto le tecnologie satellitari e l'economia spaziale, dove chiaramente di cui poi avranno dei benefici tutto il sistema paese. Ma poi ci sono tantissime voci di incentivi, direi la stragrande maggioranza di questi sono proprio destinati all'innovazione tecnologica del sistema produttivo sotto vari capitoli e direi il principale è quello destinato proprio alla transizione 4.0, cioè a quell'insieme di misure che sono a disposizione per poter effettuare in azienda la rivoluzione tecnologica nota come rivoluzione 4.0. Allora, chi può beneficiare e come? Prima di entrare nel vivo di questo, mi piace richiamare una sottolineatura, fare una sottolineatura. Sappiamo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è uno strumento che è entrato ormai da diverso tempo in azione con la messa a terra prima di riforme e oggi anche di una serie di investimenti, come sapete, con target che vengono periodicamente monitorati anche non solo dal nostro paese, chiaramente, ma dall'Unione Europea. Però la cosa importante è che proprio su transizione 4.0, a differenza di quanto accada in altri capitoli di spesa, dove si sta via via mettendo a terra le varie riforme e i vari investimenti, su transizione 4.0 le risorse sono già disponibili. Si tratta infatti di una serie di misure che erano già entrate in alcune leggi di bilancio degli anni passati, che sono a disposizione delle imprese che vogliono utilizzarle. Come avremo modo di vedere più nel dettaglio, addirittura ci sono delle importanti novità legislative, molto interessanti perché consentono addirittura di aumentare quello che è la quota di finanziamento per le imprese, soprattutto di taglio micro e piccolo. Allora, ma prima di entrare nel vivo di queste misure, vediamo chi può beneficiarne e come.
Allora, tutte le imprese residenti in Italia che abbiano proprie strutture produttive sul territorio italiano. E non esistono limiti riguardo alla forma giuridica, non esistono limiti riguardo al settore economico di appartenenza, dove tutti i codici Ateco possono partecipare alle diverse misure di transizione 4.0 e indipendentemente dalla dimensione e dal regime fiscale. Addirittura, come vi dicevo, per le microimprese, faccio solo un esempio, ma che dopo vedremo, quindi imprese di piccolissima taglia, si arriva a delle misure di incentivazione che arrivano fino al 70%, mentre questa, diciamo, misura di incentivazione si riduce in modo significativo se parliamo di imprese di dimensione medio-grande. Quindi tutto questo va nella direzione auspicata, nella direzione che vi presentavo nella prima slide, cioè quando mettevo in luce che esistono dei divari digitali importanti, soprattutto, ahimè, nel nostro paese, che è caratterizzato da tante micro e piccole realtà. Questi incentivi vanno proprio in quella direzione. Allora, sono escluse imprese che chiaramente hanno stato di crisi o che abbiano ricevuto delle sanzioni interdittive. Qual è la forma che si applica? È quella del credito d'imposta, con un risparmio fiscale calcolato sul volume delle spese ammissibili dichiarate in base alla categoria di investimento. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in F24, con tre quote annuali di pari importo. Se il credito dovesse risultare maggiore dell'imposta dovuta, questo potrebbe succedere in alcuni casi per certi tipi di investimenti e per aziende di piccola taglia, come abbiamo detto in precedenza, allora o se l'impresa presenta disavanzo, i tempi di compensazione possono essere aumentati senza limiti temporali. Allora, abbiamo visto a quali imprese si applicano queste misure, abbiamo visto qual è la formula che è quella del credito d'imposta e sappiamo che questa è una formula che è stata inserita piuttosto recentemente perché vi dicevo, queste sono misure che partono da Industria 4.0 e inizialmente, quando ancora si parlava di primo piano Industria 4.0 o Impresa 4.0, non si parlava di credito d'imposta, ma la forma di incentivazione era di tipo completamente diverso. Oggi invece c'è questa forma del credito d'imposta che ha portato dei vantaggi estremamente interessanti per le imprese, soprattutto per quelle di piccola taglia. Ma visto quali sono le imprese e come è possibile ottenere il beneficio. Ora vediamo quali sono le spese ammesse. Allora, non avremo la possibilità nei tempi così brevi a mia disposizione di entrare nel dettaglio di tutte le misure. Io comunque ho preparato una slide per ognuno di questi capitoli che ora sviscereremo per quanto possibile nei tempi a disposizione. Però vi preannuncio che, come diceva già la dottoressa De Musso prima, i webinar successivi che andremo a realizzare faremo dei focus su queste misure. Quindi, anche se avete domande di carattere tecnico, aspetti particolari per i vostri investimenti, nelle prossime puntate che andremo a realizzare avremo modo di effettuare delle verticalizzazioni di queste misure, anche presentandole con degli use case, cioè con dei casi pratici di applicazione di queste misure in piccole imprese, in microimprese o in imprese cooperative, cioè in imprese che hanno delle formule di applicazione che possono essere a volte diverse l'una dall'altra. Allora, quali sono le spese ammissibili? Io le ho riassunte in quattro macro blocchi, ci sono quattro piani su cui è possibile intervenire. Un primo piano di intervento riguarda proprio i beni strumentali, che possono essere di tipo tradizionale o quelli avanzati, tecnologicamente avanzati, o i beni immateriali. Quindi la prima direttrice di investimento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della Transizione 4.0 riguarda proprio l'ammodernamento dei sistemi produttivi. Alcune di queste misure, come lo vedremo tra un attimo nelle slide successive, hanno un decalage nell'intensità di aiuto. Alcune di queste si esauriscono a stretto giro, ma sono molto interessanti invece quelle, e mi riferisco soprattutto ai beni strumentali tradizionali, quindi quelli di ammodernamento macchine. Ci sono però invece importantissimi investimenti che possono riguardare beni immateriali tecnologicamente avanzati e su questo poi avremo modo di fare qualche riflessione anche su quelle che sono le intensità di aiuto. Accanto a questo primo capitolo che riguarda proprio l'ammodernamento del sistema produttivo, c'è una seconda direttrice di investimento che invece riguarda la ricerca e sviluppo. Su questo vi do già un alert perché in passato, soprattutto imprese di piccole, di medie dimensioni, hanno avuto difficoltà nell'interpretare
che cos'è ricerca e sviluppo e hanno impropriamente inteso come qualsiasi processo di innovazione che veniva introdotto in azienda. In realtà la definizione che ci consente di perimetrare bene che cos'è un intervento di ricerca e sviluppo la troviamo nel manuale di Frascati del 2015, che è quella che ci consente, qui la riporto in estrema sintesi parafrasandola, e cioè che devono favorire, perseguire il progresso e l'avanzamento in campo scientifico e tecnologico delle conoscenze rispetto allo status quo, con una valenza di carattere generale non limitata alla realtà specifica dell'impresa. Perché questa sottolineatura? Perché da un lato, come dicevo prima, ci sono stati diversi problemi interpretativi che hanno creato nelle imprese dei problemi poi nel vedersi attribuito l'incentivo. Ma dall'altro lato, diciamo, questo mi piace ricordarlo, è un tipo di attività che si presta soprattutto a imprese di grandi dimensioni, imprese che comunque realizzano un'attività che, come dice la definizione, perseguono un avanzamento in campo scientifico e tecnologico che va al di là della situazione specifica e contingente dell'impresa. Innovazione tecnologica, di contro, è qualcosa che riguarda specificatamente una modifica del processo, del prodotto, comunque un ammodernamento che riguarda la singola impresa, ma è cosa diversa da ricerca e sviluppo che afferisce a questo secondo item. C'è poi invece il terzo item che proprio questo riguarda innovazione tecnologica, green e digitale. Quindi qui rientrano tutte quelle attività che invece possono riguardare processi produttivi, nuovi prodotti o prodotti o processi che sono stati sensibilmente migliorati. Qui la perimetrazione di che cosa si intende per innovazione la troviamo invece nel manuale di Oslo del 2018. Chiaramente il confine è molto meno stringente rispetto a quello che davamo prima. Qui sono possibili diverse attività che l'impresa può realizzare. Sono ricomprese in questo perimetro abbastanza ampio anche attività di design, ideazione estetica, tutto quello che migliora i prodotti nella forma o anche in aspetti non tecnici o comunque funzionali. Quarto ed ultimo capitolo, ma non per importanza, perché ritengo che questo, soprattutto per diciamo, il grado nel quale si colloca il nostro paese, il livello di digitalizzazione del nostro paese, questa è probabilmente l'azione più interessante di questo piano e anche per i livelli di incentivazione che sono oggi disponibili, ed è proprio quella che attiene all'attività di formazione 4.0. Allora, su formazione 4.0 ci sono importanti novità, ancora si attende un decreto da parte del MISE che dovrebbe essere di prossima emanazione, ma riguarda un ambito estremamente urgente per il nostro paese. Prima vi mostravo l'indice DESI nel quale dicevo che il nostro paese si colloca al 18° posto su 27 nel ranking internazionale. Vi dicevo anche che quest'indice è un indice composito, cioè composto da più sottoindicatori. Uno di questi cinque indicatori riguarda proprio le competenze digitali. Ebbene, sulle competenze digitali il nostro paese non è 18° su 27, ma siamo penultimi nel ranking internazionale. Quindi abbiamo delle distanze importantissime con tutti i paesi europei. E quindi è un grido d'allarme sul quale bisogna intervenire. Quindi una misura che le imprese, anche piccole e micro, possono utilizzare per poter diciamo, avvantaggiare i processi di upskilling e di reskilling interni per il proprio capitale umano. Allora, primo blocco di attività riguarda beni strumentali. Allora, qui vi riporto qualche informazione sull'entità del contributo e sul periodo di riferimento. Le slide saranno messe a vostra disposizione. Io ripeto, nei tempi a mia disposizione non ho la possibilità di addentrarmi nel vivo di tutte queste scadenze che meriterebbero degli approfondimenti uno a uno, però il quadro è abbastanza chiaro e due sottolineature sono estremamente importanti. La prima riguarda la percentuale di contribuzione. Come vi dicevo, per i beni strumentali tradizionali materiali, cioè l'ammodernamento delle macchine aziendali, che sono state un aspetto importante che ha consentito di fare dei passi in avanti significativi negli ultimi anni al nostro paese. Se siamo avanzati da un punto di vista innovativo e tecnologico, lo dobbiamo anche grazie alle misure che i vari governi hanno messo a disposizione proprio per finanziare, a partire da Industria 4.0, quindi parliamo dal 2016 in poi, i beni strumentali tradizionali materiali. Oggi però questa misura viene depotenziata. Come vedete c'è un decalage
nei limiti di contribuzione e il periodo temporale, l'arco di tempo è abbastanza ristretto. Invece si investe in modo significativo sull'ultima riga, che è quella che riguarda i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati. Questo capite bene perché rappresentano un'innovazione estremamente importante di prospettiva per le imprese. Qui i tempi sono molto più alti. I periodi di contribuzione con l'intensità di aiuto è molto elevata e si arriva per imprese di piccole e micro dimensioni anche a delle percentuali che sono elevate al 50%, questo dal decreto aiuti del maggio del 2022 convertito in legge, e quindi questa è una misura che di fatto già attiva con questi livelli di contribuzione. Secondo elemento di alert che vi voglio riportare riguarda invece non tanto i valori, l'intensità di aiuto e i tempi, ma riguarda proprio alcuni elementi che vengono fuori dall'esperienza che in questi mesi abbiamo avuto modo di vivere con tante piccole e micro realtà. Dove si concentrano maggiormente i problemi nel vedersi riconosciuto l'incentivo e quindi l'aiuto da parte del Ministero? Da un lato nella interconnessione che deve essere dimostrata, quindi deve essere realizzata. Questo è un aspetto importante che va realizzato. Non è possibile semplicemente comprare dei beni, ma questi devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione di produzione, alla rete di fornitura. Se parliamo di innovazione di filiera e quindi di quelle che sono le integrazioni orizzontali o verticali. Ma poi c'è anche un altro elemento importante, che questa attività deve essere documentata. C'è un'evidenza documentale che va prodotta, che è una dichiarazione che può essere resa dal legale rappresentante per importi di piccola taglia. Se parliamo di importi superiori ai 300.000 euro, è necessario avere una perizia asseverata o da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all'albo o da un attestato di conformità da parte di un ente terzo che è accreditato. Secondo capitolo è quello della ricerca, sviluppo e innovazione. Ne metto insieme due, visti i tempi a nostra disposizione. Allora, nella tabella, nella parte alta della slide, trovate per ricerca e sviluppo prima e poi per le diverse voci dell'innovazione che hanno delle declinazioni in innovazione digitale e green, design e ideazione estetica e innovazione tecnologica. Come vedete, negli anni 22-23 e così a scalare, c'è una riduzione dell'intensità di aiuto che trovate riassunto nella slide. Qui però c'è un elemento di attenzione che è quello che dicevo prima. Fate molta attenzione a circoscrivere, a perimetrare bene che cosa è ricerca e che cosa è innovazione, perché le domande sono chiaramente diverse per ottenere l'aiuto e soprattutto le pratiche da realizzare hanno delle percentuali di contribuzione che, come vedete, sono diverse. Allora, nel caso della ricerca e sviluppo, qui riporto una serie di elementi che un po' a mo' di checklist devono essere utilizzate dal vostro consulente o da voi stessi per poter capire se quella è un'attività di ricerca o, come immagino, se si tratta di piccole o microimprese, generalmente si tratterà di un'innovazione. La ricerca deve essere rivolta a nuove scoperte e conoscenze basate su concetti, ipotesi originali e nuove, devono avere un risultato finale incerto, e quindi questo è qualcosa, come vi dicevo, che è ad appannaggio di enti di ricerca o, se parliamo di imprese di grandi dimensioni che hanno dei reparti destinati proprio alla ricerca e allo sviluppo. Un'azione formale deve essere un'azione formale sistematica e deve essere orientata a risultato trasferibile e riproducibile. Quarto blocco, formazione 4.0. Allora, questo, come vi dicevo, è l'aspetto a mio avviso estremamente importante. Da un lato per l'urgenza che vi mostravo prima, ma anche perché, soprattutto con gli ammodernamenti importanti che sono stati realizzati dal decreto aiuti per quanto riguarda l'intensità di aiuto, ma devo dire da alcuni provvedimenti precedenti che ne hanno allargato di molto il perimetro e la possibilità, di ricoprire alcune voci di spesa, è una misura molto interessante per le tante micro e piccole imprese che ci ascoltano. Perché? Allora, innanzitutto, quali sono i requisiti? I requisiti prevedono una formazione che non deve essere necessariamente in presenza, ma è stata allargata anche all'attività di e-learning con registrazione delle presenze e con dei momenti chiaramente di verifica. Quali sono le spese agevolabili? Allora, le spese di personale, formatori e partecipanti. Questo è un aspetto molto importante perché nelle prime misure che erano state realizzate venivano finanziate solo le spese vive per l'attività di formazione, cioè veniva data
un'incentivazione, per esempio, per l'acquisto di ore di docenza da parte dei docenti. E questa risultava una misura poco applicabile, poco interessante per una micro e piccola impresa, che se con 10 dipendenti doveva mettere 5 persone in formazione, aveva chiaramente delle ripercussioni importanti sull'attività, sulla capacità produttiva. Aveva un 20, un 30, un 40% del proprio personale che doveva essere in formazione, e questo determinava chiaramente una impossibilità a poter lavorare. Questo chiaramente con delle indubbie ripercussioni negative sulla produttività dell'azienda. È chiaro che se parliamo di aziende di media e grande dimensione, questo diciamo, dato viene ad essere ridotto, perché viene ad essere distribuito su una popolazione di dipendenti molto più ampia. Allora, proprio per agevolare le micro e le piccole imprese, ormai da qualche tempo la misura è stata estesa, agevolando anche le spese per i partecipanti e spese generali relativo al personale coinvolto, quindi tutti quelli che partecipano all'attività organizzativa. Ci sono costi di esercizio dei formatori e dei partecipanti, per dire, costi vivi come spese di viaggio, materiali che devono essere prodotti per la formazione, quindi costruzione di materiali che servono per la didattica, e poi costi di servizi di consulenza anche per l'attività che è funzionale alla progettazione e all'erogazione del percorso di formazione. Chi può partecipare? Allora, come formatori possono partecipare non solo soggetti esterni, ma anche si allarga il perimetro al personale dipendente. Questo è un ulteriore elemento molto importante, perché un'azienda può destinare ad alcuni dipendenti, di cui si vede diciamo, agevolabili i costi giornata, e mettere anche come capacità di formazione, vedendosi riconosciuto questo costo, personale dipendente. Chiaramente, in veste di docente o di tutor occupato, deve essere in uno degli ambiti che sono qui riportati. I soggetti esterni sono più o meno gli stessi che troviamo nelle diverse leggi di stabilità che già erano previste negli anni, ma anche qui ci sono delle importanti novità. Quindi ci sono tutti quei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia in cui l'impresa opera, l'università. Si sono aggiunti gli ITS, oltre al mondo universitario, poi ci sono tutti quei soggetti che sono in possesso di una certificazione ISO 9001 per il settore merceologico EA37. EA37 è il codice che riguarda proprio specificatamente la formazione, quindi si tratta di tutte quelle strutture che hanno una area formazione che è stata assoggettata ad un'attività di verifica e ha ottenuto una certificazione di parte terza accreditata da parte di un ente riconosciuto da Accredia. E poi tutti quei soggetti accreditati presso fondi interprofessionali. L'oggetto della formazione riguarda tutte le tecnologie che fanno parte dell'alveo di Industria 4.0, quindi qui sono riportate, ma probabilmente sono già note. Vi dicevo, un'importante novità riguardo a formazione 4.0 è proprio riguardo introdotta dal decreto aiuti del maggio, convertito poi in legge a luglio del 2022. Diciamo, i livelli di contribuzione, l'entità del contributo vengono incrementate in modo significativo per la micro e piccola impresa, che passano dal 50 al 70%, e per la media impresa dal 40 al 50%. Questo è un aspetto estremamente importante, perché il combinato disposto di questi due aspetti, cioè l'entità di contribuzione che è qui riportata e dall'altro tutte le voci di spesa che possono essere ricomprese nell'ambito di questa attività, fanno sì che questa diventi una misura estremamente importante per le micro e per le piccole imprese che vogliano favorire un reale percorso di upskilling e di reskilling del proprio capitale umano in ottica 4.0. Qual è l'unico elemento, diciamo, l'unico caveat e l'unico elemento di attenzione su formazione 4.0, almeno il principale? È che questi livelli di contribuzione saranno, diciamo, possibili una volta entrati in vigore una serie di, diciamo, si attende ancora, come dicevo prima, un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. In realtà è stato prodotto un primo decreto, e ora attendiamo un decreto attuativo, un decreto ministeriale, che consenta di fatto diciamo, descriva quelli che sono i sistemi di verifica, perché tutta questa attività comunque è soggetta a dei sistemi di verifica che sono, in estrema sintesi, la possibilità che i partecipanti facciano prima un test di diciamo, un entry di entry level, quindi per valutare quello che è il primo livello
di conoscenze che hanno sulla tematica che dovrà essere approfondite. Ci sarà poi un'attività di formazione che dovrà essere svolta con i crismi che ho rappresentato nella slide precedente, e poi a valle di questo percorso ci dovrà essere un percorso di un processo di scusate, valutazione che dovrà essere anche questo effettuato attraverso una piattaforma e con un sistema di domande che il Ministero sta definendo e che sarà diciamo, disciplinato da un apposito decreto ministeriale. Allora, tutta questa attività mi piace ricordare che ormai rientra da qualche tempo nell'ambito della rete dei PID. Allora, i PID, come vi dicevo, sono un'attività, un servizio ormai presente presso le Camere di Commercio dal 2017 al 2018, hanno ad oggi affiancato circa 500.000 imprese, realizzato tantissime attività infoformative con tanti partecipanti. Nell'ultimo anno abbiamo deciso, diciamo, di, anche a seguito di un accordo tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico, di convertire una parte importante dell'attività di servizio che svolgono i PID proprio su queste misure di incentivazione. Quindi ormai, a partire dallo scorso anno, presso i PID sono disponibili una serie di servizi infoformativi per tutte le imprese che volessero avere maggiore informazione rispetto a quelle che oggi ho potuto riportare in termini così concisi, ma sulle quali poi ritorneremo con delle puntate verticali in cui faremo degli approfondimenti, proprio su tutte queste misure. Quindi il PID della vostra provincia, vi prego di frequentarli, di contattarli o di diciamo, consultare il sito nazionale, nel quale trovate una serie di proprio attività che riguardano queste misure incentivanti per le imprese di Transizione 4.0. Ad oggi, proprio su queste attività, abbiamo realizzato ben 73 webinar organizzati dalle diverse camere di commercio e con la Dintec che ha partecipato a queste attività, che hanno riguardato circa 7.000 imprese. Quindi sono risultati anche questo ragguardevoli e già anche il numero importante di imprese che oggi sono qui presenti, dalla diciamo, cifra di quella che è l'importanza che gli imprenditori giustamente danno a tutti questi sistemi incentivanti presenti. Accanto alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, accanto a tutte quelle misure che vi ho prima rappresentato e che vanno a finanziare quelli che sono dei processi di qualificazione in ottica 4.0 delle imprese, esistono poi tanti altri incentivi che riguardano il digitale. Qui ne cito solo uno perché lo ritengo estremamente strategico, perché se tutto quello che abbiamo visto prima riguarda la specifica impresa, e cioè come l'impresa può essere ammodernata in termini di infrastrutture materiali e immateriali, capitale umano, innovazione o ricerca e sviluppo, tutto questo e l'utilizzo delle diverse tecnologie 4.0 poi produrrà inevitabilmente dati che dovranno viaggiare su macchine che sono tra di loro interconnesse, che dovranno essere velocemente elaborati da sistemi intelligenti, che dovranno essere messi a disposizione per sistemi decisionali, molto spesso basati su algoritmi di intelligenza artificiale. Allora, tutto questo per dire che tutte queste tecnologie si posano poi su una connettività che deve essere presente nelle nostre imprese. Allora, molto spesso l'impresa decide di intraprendere la sfida della digitalizzazione ricorrendo alle misure che vi ho poco fa presentato, facendo degli importanti investimenti, e poi però si trova dall'altro lato ad aver introdotto una macchina interconnessa che però non può scambiare dati perché mancano le infrastrutture digitali, cioè abbiamo una macchina particolarmente performante, immaginiamo compriamo una Ferrari, immaginiamo di comprare una Ferrari, dall'altro lato abbiamo però una strada di campagna sulla quale la nostra Ferrari dovrà camminare, perché le infrastrutture dei dati, e cioè la cosiddetta banda, è una banda che non consente, diciamo, di viaggiare ad una velocità massima che è quella, diciamo, coerente con l'utilizzo delle tecnologie 4.0. Allora, anche queste misure sono delle misure già disponibili e sono molto interessanti e consentono alla nostra impresa di agganciarsi alla banda ultralarga e di poter godere di una velocità di download, di upload, quindi tutto quello che riguarda l'attività dei dati in modo chiaramente più veloce, più stabile e più sicuro. Questo è possibile grazie alla banda ultralarga che può essere incentivata con dei voucher che sono messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. Su questo il sistema camerale non ha un ruolo specifico, però anche qui presso i PID è possibile trovare delle informative anche
attraverso delle infografiche come questa che è rappresentata nella slide, che mette in evidenza chi sono i possibili beneficiari, quali sono anche i limiti di incentivazione, qual è la durata di questo piano e quant'altro. In estrema sintesi, il voucher è per tutte le imprese di qualsiasi dimensione. L'impresa in questo caso, a differenza di prima, non deve fare una procedura particolare e ottenere un credito d'imposta, ma in questo caso può farlo in modo molto agevole rivolgendosi ai propri operatori che gestiscono la rete e quindi che gestiscono la connessione dei dati, quelli che sono gli operatori che normalmente gestiscono i nostri telefoni, i nostri sistemi, di connessione dati. Il voucher ha una taglia chiaramente diversa, va dai 300 euro fino ad arrivare ai 2000 euro a seconda della tipologia, contrattualistica che viene realizzata e di velocità massima che è possibile conseguire. Perché è molto importante questa sottolineatura? Perché da un lato, lo dicevo prima, l'infrastruttura è condizio sine qua non per poter poi fare tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, cioè per fare una rivoluzione 4.0 piena è necessario che ci sia questa infrastruttura. Ma è anche interessante perché questo è un voucher che è molto semplice da ottenere, sono gli operatori che direttamente gestiscono la pratica, ha una taglia molto piccola, può essere gestita in modo molto rapido, ma soprattutto delle risorse che sono state stanziate, pensate 589 milioni e mezzo, sono state stanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad oggi ne sono stati attivati e avviati, pianificati circa 90 milioni. Quindi noi ci troviamo oggi con un plafond di circa 500 milioni, sono dati che ho recuperato aggiornati a settembre, quindi al mese scorso, abbiamo ad oggi poco più di 90 milioni che sono stati utilizzati, ne rimangono ancora oltre l'84% delle risorse. Quindi è molto utile che le imprese conoscano queste attività. Il voucher scadeva il 15 dicembre 2022, ma su questo siamo in attesa di una proroga, visti i plafond che sono ancora disponibili, quindi immagino che a stretto giro anche qui il Ministero faccia un provvedimento di proroga. Allora, per chiudere, vi rimando a una serie di prodotti e di tool che sono disponibili sul portale del PID a livello nazionale e che ciascuno di voi può, con questi tool approfondire quello che oggi abbiamo detto, ma che poi sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Allora, intanto, tutte le imprese cooperative possono, rivolgendosi al proprio PID locale, avere un'assistenza gratuita da parte del personale. Considerate che presso i nostri PID abbiamo formato il personale su queste misure, quindi i cosiddetti digital promoter, cioè il personale che popola la rete dei PID a livello territoriale, può dare delle informazioni più di dettaglio studiando proprio il caso aziendale che voi ponete, quindi facendo un approfondimento su questa tematica. C'è del materiale a disposizione, del materiale di approfondimento informativo, come delle schede, delle FAQ, delle brochure. Abbiamo realizzato una brochure generale su tutti i sistemi di incentivazione e poi ci sono schede mirate per ognuna di quelle quattro verticali che ho prima presentato, la formazione 4.0, la ricerca e sviluppo e così via. I webinar informativi, mi diceva prima la dottoressa De Musso, ce ne sono già altri due in programma a stretto giro e poi proseguiremo con un'azione di webinar che seguirà anche scavalerà anche l'anno, andrà anche oltre, e poi è possibile, a valle di questi webinar, effettuare delle attività di incontro one-to-one. Questo è molto importante. Nei prossimi webinar potete poi eventualmente prenotarvi con degli incontri one-to-one, facendo delle domande specifiche e avendo la possibilità poi di confrontarvi con dei relatori, questo già lo facciamo con la rete dei PID, dei relatori di natura tecnica che possono comprendere qual è la problematica specifica della vostra azienda e cercare di trovare una soluzione in termini di finanziamento di transizione 4.0. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime puntate. Grazie. Grazie Antonio. Passiamo adesso la parola al dottor Luca Venanti di Invitalia. Quindi adesso diamo la possibilità, chiedo, eccoci qua, buon pomeriggio Luca e grazie. Non sentiamo.
Buon pomeriggio a tutti quanti, grazie per questo invito e grazie Simona per avermi dato la parola e soprattutto grazie per il contesto che ci è stato presentato e del forte rapporto che Unioncamere e il suo sistema fornisce al territorio intero. E nella gestione di misure agevolative nell'ambito dell'internazionalizzazione, già il voucher 2015 per l'internazionalizzazione, poi quello 17 e ora quello lì 20 che è in corso l'attuazione dei programmi, e non è più aperta la possibilità dello sportello. Abbiamo lavorato spesso sia con insomma, siamo in continuo contatto con Unioncamere e col sistema, e questa misura di cui vi vorrei parlare rapidamente oggi, che è il bonus per l'export digitale, una misura del Ministero degli Esteri che è colui che ha ricevuto le deleghe per gestire l'incentivazione alle imprese per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Ok, gentilmente ti chiedo di condividere lo schermo perché non vediamo le slide. Sì? Ecco, intanto ne approfitto, passo un messaggio ad INTEC, ad Antonio Romeo, sono arrivate già diverse domande, quindi se nel frattempo vuoi consultarle, così poi in chiusura magari andiamo un po' più veloci sulla sessione Q&A. Grazie. Sì, mi sentite? Cerco di chiudere questo attrezzo. Sì, sentiamo e vediamo le Ottimo, slide. cerchiamo di ritornare alle slide. Ok, dicevo che il Ministero degli Esteri ha ricevuto dall'inizio del 2020, quindi diciamo al dicembre del 2019, le deleghe e la responsabilità per quello che riguarda l'incentivazione alle imprese per quanto riguarda l'internazionalizzazione, e ha preso queste deleghe dalle direzioni apposite del Ministero dello Sviluppo Economico e si è trovato a gestire delle misure già attivate e ad introdurne delle nuove. In particolare, il Ministero degli Esteri gestisce le risorse pubbliche e coordina la cabina di regia, creando una sinergia per supportare l'internazionalizzazione delle imprese basata sulla rete consolare del Ministero degli Esteri, sulle azioni di SIMEST dedicate per lo più a grossi investimenti, investimenti che stanno andando insomma, anche molto interessanti. Anche per le fiere, per i soldi della 394 che attualmente stanno avendo, insomma, negli ultimi 3 anni riescono a girare finalmente, alle attività della SACE, dell'ICE e poi adesso quando questo 21, prossimo PON 21-27 riceve anche le deleghe per quanto riguarda l'attuazione di misure agevolative per l'internazionalizzazione delle imprese. In questo ambito è molto importante quello che ci stava prima dicendo Antonio Romeo. Il digital divide, il digital gap, la distanza della capacità di digitalizzazione delle imprese è quella rappresentata. È vero che le piccole e medie imprese, le micro e piccole imprese hanno un digital divide del 28%, ma le micro ce l'hanno molto molto più elevate, soprattutto in determinati territori. Questo tende a tagliare fuori i piccoli ancora più velocemente, soprattutto in periodi di difficoltà e soprattutto in periodi sempre emergenziali, post-emergenziali o di nuove emergenze. E per piccoli intendiamo le micro imprese, in realtà fino a 2 milioni di fatturato di totale di bilancio, che con meno di 10 dipendenti, le quali non hanno le stesse necessità, non hanno solo le stesse necessità delle piccole imprese che sono di dimensioni maggiori e che hanno le necessità appunto che vedevamo di accesso all'infrastruttura tecnologica per l'internazionalizzazione,
piuttosto molto elevate. Questa misura è stata tarata, il bonus per l'export digitale è stata tarata per andare incontro alle possibilità di esportazione e di internazionalizzazione del settore manufatturiero, laddove si intendono proprio manufatturiero e microimprese. Questo per aiutare proprio la capacità produttiva laddove c'è del lavoro, laddove ci sono delle macchine che lavorano, della creatività a servizio dell'industria, della tradizione italiana e delle competenze da mantenere sul territorio, e un po' per indisponibilità, un po' per altri contingenti problemi. Spesso le microimprese non sono raggiungibili, non sono individuabili, neanche se il loro prodotto, che sia un mobile, che sia un gioiello, che sia una conserva agroalimentare, che sia, riesce ad essere venduta all'estero quando le potenzialità sono enormi e gigantesche. Per questa misura, quindi, diciamo che si inserisce nell'ambito del patto per l'export, che è coordinato appunto dalla cabina di regia del Ministero degli Esteri, e si inserisce nell'ampilastro e-commerce. Quindi, laddove convivono i due argomenti di cui abbiamo sentito parlare adesso, digitalizzazione e internazionalizzazione, il Ministero contribuisce alle spese, contribuisce alle spese delle microimprese per 4.000 euro su 5.000 euro spesi, a fronte di titoli di spesa, quindi di una fattura, di due fatture o di una. La finalità quindi qual è? Quella lì di sviluppare l'attività di internazionalizzazione, di esportazione delle microimprese fatturiere italiane, con il contributo di alcune soluzioni digitali già disponibili. Ecco, non si tratta di andare a cercare o di strutturare qualche cosa che ancora non c'è, si tratta di contributi che vanno a pagare delle spese che forse alcune microimprese già sostengono, a dire il vero, e che potrebbero essere, per esempio, quelli lì di servizi di software as a service, o di abbonamenti di CRM, o di consulenza, o di sviluppo o di adozione di sistemi per l'e-commerce, o per i pagamenti elettronici da altri paesi, o per la strutturazione di un sito e per l'inserimento nel mondo digitale, per linkare. Quindi, diciamo, una serie di attività che talvolta i microimprenditori trascurano, spesso i microimprenditori trascurano per altre esigenze, e che possono fare la differenza tra sopravvivere e non farcela. Queste soluzioni che possono essere comprate, voglio specificare che vi sto parlando di una misura aperta. Oggi è possibile andare online e chiedere l'accesso a questa agevolazione. Funziona grosso modo che viene fatta la richiesta di accesso al contributo su una piattaforma digitale apposita, che verifica i dati aziendali sul sistema camerale, si inserisce l'argomento dell'idea di spesa che si vuole sostenere, e da quel giorno sono ammissibili le spese sostenute. Dopo qualche settimana, dopo qualche giorno dalla richiesta di accesso al contributo, quindi lo faremo a partire dalla settimana prossima, tra una decina di giorni ci sarà il primo de decreto di concessione, poi successivi mano a mano si andrà avanti, e da quel momento, insomma, già dal momento di presentazione della domanda, sono ammissibili le spese che verranno rimborsate una volta sostenute. Quindi, a fronte di 5.000 euro di spese, se ne ricevono indietro 4.000. Quali sono questi servizi che si possono comprare? Un po' tutto, io direi, un po' tutto. Tutto ciò che serve in un ufficio, tutto ciò che serve in un ufficio di un'attività produttiva, ecco, non in un ufficio che è meramente commerciale, perché un'attività meramente con ateco commerciale non è ammessa, solamente le società manufatturiere, le imprese manufatturiere, non società.
quindi vediamo servizi di e-commerce, servizi accessori all'e-commerce, che è tutto quello che ci sta intorno, e anche la progettazione, l'adattamento alle esigenze del singolo, l'automatizzazione dei processi di vendita o di acquisto, i servizi di consulenza per lo sviluppo dei processi, quindi diciamo è molto ampia la gamma, i servizi di content management system, che servono anche a fare in modo che le attività che rappresenta uno sul sito vengano valorizzate nella rete, e poi proprio viene menzionato nella normativa che istituisce questa misura il software as a service, che vuol dire un pochino tutto, cioè qualsiasi servizio di Microsoft 365 è software as a service, e laddove venga impiegato anche per l'internazionalizzazione è una spesa ammissibile. E strategie di comunicazione per il canale digitale, chiaramente non va bene fare i volantini, e attività di digital marketing. Sono ammesse anche le spese di hardware strettamente necessario a questo, ma chiaramente ogni richiesta di erogazione verrà valutata, perché per spendere 5.000 euro è sufficiente comprarsi tre iPad e dire di essersi innovati, ma chiaramente in quel caso sì, emerge il dubbio se uno sta cercando di fare dei regali per Natale, oppure se vuole, se ha veramente necessità di internazionalizzare e digitalizzare la propria microattività. E come funziona? La richiesta, come vi dicevo, è una richiesta che si fa su questa piattaforma, è tutto quanto precompilato, e richiede poi la produzione di un documento che viene scaricato in PDF, firmato digitalmente e trasmesso sempre tramite la piattaforma. A quel punto viene assegnato un numero di protocollo e parte l'attività di verifica. Le attività di verifica già sono state fatte, perché se un'azienda non ha, se una ditta non ha il codice ammissibile, non gli è permessa la compilazione della domanda. Verifichiamo se la se regolare del, se la regolarità contributiva, perché non è il caso di assegnare dei contributi pubblici a delle società che hanno un DURC irregolare, a meno che non si sani dopo qualche giorno, e a quel punto faremo la concessione. Per impresa manifatturiera si verifica automaticamente nel registro delle imprese il codice Ateco primario, quindi non il prevalente ma il primario, e deve essere compreso tra il 10 e il 33, quindi quello che è il codice Ateco C. Per quanto riguarda le dimensioni aziendali per microimprese, vi ricordo che è un numero inferiore a 10 di dipendenti, non vuol dire di addetti, quindi di unità lavorative, quella dove uno abbia due part-time, o verticali, orizzontali, oblique, come altro è, due part-time valgono una persona. Comunque questi calcoli sulle dimensioni aziendali indichiamo sempre di condividerli col commercialista, perché si tratta di verificare la corrispondenza dei dati presenti nel bilancio e nelle misure camerali con quanto previsto dai regolamenti comunitari adottati successivamente con leggi italiane e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Chi sono i fornitori di queste soluzioni digitali? Delle società che si iscrivono ad un elenco. L'iscrizione richiede solamente che si tratti di qualcuno che fa già questo mestiere, quindi che abbia fatto negli ultimi 3 anni almeno 200.000 euro di fatturato in questo ambito. Quindi vogliamo evitare che si tratti di uno che si è improvvisato l'altro ieri. Dopodiché è anche difficile definirlo chi è che può erogare e fornire quei servizi lì. Non ci sono delle indicazioni su codice Ateco, su forme societarie, insomma, devono essere delle società, questo qui quantomeno sì, iscritte al registro delle imprese, non risultare in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, perché non è il caso di indicare all'interno di un elenco di fornitori possibili dei soggetti la cui sopravvivenza non è accertata almeno nel registro delle imprese. La possibilità di iscriversi
servizi ci sta per molti, quindi diciamo per chiunque possa erogare i servizi che vedevamo prima e che adesso rifaccio vedere, quindi per qualsiasi società che si occupa di una di queste attività qui si può iscrivere sempre tramite una piattaforma, sempre una piattaforma parallela, che poi vi do indicazioni di dove reperire il link per andare a fare l'iscrizione, e a quel punto le spese sostenute presso uno dei fornitori iscritti a questo elenco sono ammissibili e poi sono riconoscibili. Se uno compra gli stessi prodotti da qualcuno che è iscritto all'elencone, non sono ammissibili, pure perché corriamo il rischio che sia qualcuno che non sappiamo chi è, magari il cugino. E chi sono le microimprese? E forse non tutti le persone con cui sto parlando, perché ho visto dalla lista degli iscritti a questo webinar che ci sono molte imprese che dichiarano un fatturato maggiore di 2 milioni. Loro, tra l'altro, forse non saprebbero, non gli farebbe la differenza avere 4.000 euro in più a disposizione per 5.000 euro di spese. Ecco, è anche un tipo di misura, questo bonus, è quasi un gettone per comprare delle cose che altrimenti uno non ha. Le imprese sono sparse dappertutto, ma posso che vedere la solita divisione regionale in cui si vede chiaramente che la Lombardia è più ricca numericamente della Valle d'Aosta, ma è un dato che significa poco. Si vede che ci sta una dispersione su tutto quanto il territorio di microimprese e soprattutto in delle zone, oltre il Lazio, la zona di Napoli che è ricchissima, ma in Puglia, vediamo in Sicilia molto, la Sardegna più di quanto si pensi, se uno pensa che c'ha 1 milione di abitanti. E insomma, è interessante anche vedere dove sono diffuse questi possibili beneficiari, che sono oltre 300.000, secondo dati Istat. Ora, il numero di questi possibili beneficiari che si è interessato a questa misura, nonostante grandi sforzi di pubblicizzazione, è molto molto basso. Quindi, a fronte di oltre 7.000 bonus disponibili, ne sono stati richiesti pochissimi. Per questo che è stato mantenuto aperto a tuttora lo sportello per la richiesta di questo contributo e rimarrà aperto ancora per qualche settimana, fin tanto che il Ministero degli Esteri non decide con un provvedimento che si è spazientito, perché va bene così, diciamo che l'interesse è stato raccolto. Presumo che molte microimprese sul territorio, che chi sono, abbiamo detto numericamente dove sono, ma sono molte nella fabbricazione di prodotti di metallo, nell'industria alimentare, industria di legno e mobili, riparazione e manutenzione di macchine, macchinari e apparecchiature, articoli di abbigliamento. Poi abbiamo fatto una grande classe residuale per dimostrare che insomma ci sta veramente una grande vivacità della microimpresa italiana, ma anche con alte potenzialità. Presumibilmente una buona parte di queste microimprese manufatturiere hanno un raggio d'azione di 30 km, che ne so, riparano serrande, ma molte altre perdono le opportunità di essere individuati, perché magari ci sta anche il fabbro che è in grado di fare, non so, qualche cosa di interessante per qualche persona che dall'estero potrebbe essere interessato a un suo prodotto. Cioè, stiamo parlando dell'artigianato, diciamo, dei produttori, di coloro che hanno un luogo in cui si fa una produzione. E ora, a me piace figurarmi soprattutto quelli lì che fanno girare un torno la fabbricazione di prodotti in metallo. Però gioielli, macchinari, apparecchiature, stampa, pelle, gomma, plastica, chimica, elettronica, elettromedicali, è un mondo intero. Allora, dicevo, chi sono gli interlocutori? Forse non tutti quelli lì con cui parlo, ma sono certo che molti di quelli lì, degli interlocutori, delle persone che stanno assistendo, conoscono molte persone con cui, molti soggetti economici, molte ditte, con cui hanno a che fare come clienti, come fornitori, come rapporto, come clienti magari, che se stessero
se fossero più raggiungibili, se fossero più digitali. Insomma, io penso che questi qui verranno raggiunti dal messaggio trasmesso dall'uno all'altro, perché sulle campagne pubblicitarie, l'abbiamo fatta anche sul Sole 24 Ore, abbiamo fatto campagne digital, campagne social, però diciamo che non si riescono a raggiungere più di tanto queste microimprese, per quanto è uno dei provvedimenti che fornisce un'intensità d'aiuto più alta tra tutti quelli che ho visto, perché l'80%, e poi dall'altro per delle spese veramente correnti per molte, molte di quelle 302.000 microimprese manufatturiere. Quindi dicevo che la possibilità di presentare la domanda di accesso al contributo è aperta, perché era prevista in principio una chiusura a luglio dello sportello, ma per rimanenza di abbondanti fondi si è lasciato aperto lo sportello, e allo stesso tempo anche quello lì per la registrazione e l'iscrizione all'elenco dei fornitori. E l'altro discorso è che a partire dal 30 di novembre sarà possibile, per coloro che hanno avuto la concessione, rendicontare le spese sostenute, presentare quell'una, due, tre fatture sostenute e ricevere indietro, a seguito della verifica, quantomeno della pertinenza, che uno non si sia comprato una cosa che non è né digitale, che non fa convivere le due parole, internazionalizzazione e digitalizzazione. Ma insomma, cerchiamo inevitabilmente, trattandosi di soldi pubblici, ad evitare che ci sia un utilizzo errato. E quindi viene fatta l'erogazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi indico che nella pagina di Invitalia, che per convenzione è incaricata di gestire la misura e tutti quanti gli aspetti anche di comunicazione, c'è una pagina dedicata alla misura bonus per l'export digitale, è riportata tutta la normativa, c'è una pagina dedicata ai fornitori, una alle società beneficiarie, e una, dicevamo, alla normativa, e poi ci sta la pagina per avere i contatti, per saperne di più. Abbiamo un servizio di customer relation, un CRM che risponde sia a ticket scritti che a telefonate, un numero verde. Quindi tutte quante le informazioni si trovano, ed è da poco anche disponibile un video tutorial fatto per incentivare l'utilizzo. Io vi ringrazio anche per le domande che ci andrete a fare tra poco. Che ci andrete a fare tra poco, e che magari faremo in modo di leggere e di strutturare in delle risposte scritte o puntuali, o di rimandare a dove si trovano delle risposte pertinenti. E vi ringrazio per l'opportunità, e vi porto, insomma, il saluto appunto del Ministero degli Esteri, che si impegna e che ha in programma ulteriori misure agevolative, sia con fondi nazionali che con fondi di PON, per supportare l'internazionalizzazione delle imprese. E quello che mi trovo a testimoniare è che è scomparsa l'esclusività di finanziamenti per l'internazionalizzazione. Esistono finanziamenti per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione, e questa cosa qui è stata inserita a forza da 3 anni nelle normative, e non si riesce a cacciare fuori. Forse si è arrivati tardi, ma è un dovere che bisogna fare, che bisogna condividere, e superare questa divisione, questo digital gap, questo digital divide, perché rallenta tutto il tessuto economico e tutte le potenzialità di esportazione, perché non si tratta del successo dei singoli, almeno dico dal punto di vista di chi lavora per il Ministero degli Esteri, ma si tratta di far sopravvivere, di promuovere un sistema paese. La direzione si chiama Direzione per la promozione del sistema paese, e non è, quindi bisogna fare in modo di far crescere e di risolvere le differenze, i gap che ci stanno con l'Europa e con il resto del mondo. Grazie molte per l'attenzione. Grazie, grazie Luca anche per questa tua ultima considerazione. A questo punto invito l'Anastasi, la collega, eccoci qua per la parte conclusiva legata alla finanza agevolata in ottica di internazionalizzazione. Dopodiché passeremo alla sessione Q&A.
Ecco, Leila, adesso ti diamo la possibilità di condividere lo schermo. Grazie Simona. Allora, sì, si vede, metti in Condivido. modo di Vedete presentazione. Ottimo, grazie. bene? Allora, io faccio un intervento più focalizzato su quelli che sono gli strumenti per l'internazionalizzazione che, come tra l'altro ha accennato il dottor Venanzi, sono sempre più strumenti di internazionalizzazione anche digitale. Allora, quello che la nostra area il progetto di Financial Investment Advisory, allora il sistema camerale si sta concentrando sempre più su un supporto alle camere e alle imprese sui temi legati agli strumenti finanziari per l'internazionalizzazione, visto nel contesto attuale un'importanza sempre più cruciale per lo sviluppo, sia per lo sviluppo delle imprese che la possibilità di offrire servizi qualificati in questa direzione. Le attività di Promos si stanno concentrando su due filoni, due tipi di attività, quindi finanza agevolata e una linea che poi vedremo, ho semplificato con finanziamenti europei, ma che riguardano anche altri tipi di attività. Per quanto riguarda la finanza agevolata, il progetto è stato avviato in primavera del 2022, ha visto la definizione di una serie di collaborazione con partner istituzionali di importanza per quanto riguarda la finanza per l'internazionalizzazione. Le prime azioni che abbiamo fatto in questi mesi sono azioni informative divulgative. E abbiamo dato supporto alle imprese con servizi di assistenza legati proprio alla finanza per l'internazionalizzazione, soprattutto la finanza agevolata. Qui parliamo di finanza agevolata per l'internazionalizzazione, in quanto ci sono altre realtà come Nexta che danno supporto per quanto riguarda il credito, per quanto riguarda altri strumenti che non sono legati principalmente all'internazionalizzazione. Cosa facciamo? Mappiamo e facciamo mappature e monitoraggio delle opportunità, quindi bandi nazionali, strumenti di finanza agevolata di Simest, bandi a voucher e altri strumenti sia a livello regionale che delle camere di commercio dei nostri territori, ma anche di altri territori, agevolazioni incentivi. E anche legati ai fondi Next Generation EU e PNRR e altri strumenti Simest e SACE che non siano finanza agevolata. Come ho detto poco fa, facciamo servizi di informazione e formazione, poi servizi di assistenza. Abbiamo lavorando come facilitatore nell'interlocuzione cioè con l'intero sistema Italia, quindi valorizzando gli asset del sistema Italia, forniamo prima assistenza sulla documentazione, la modulistica e quindi aiutiamo le micro, piccole e medie imprese a proporre, quindi a fare domanda su bandi e incentivi. Per quanto riguarda invece il filone fondi europei, finanziamenti europei, Promos Italia da anni ha una serie di collaborazioni a livello europeo e una serie di partnership, un network di partnership che vedete elencate alla destra, quindi è Enterprise Europe Network come membro, è Private Sector Liaison Officer di Banca Mondiale. Una serie di collaborazioni a livello internazionale, anche con network di attrazione investimenti come Anima, e grazie a questo network è stato costruito questo servizio, quest'area di servizi che proprio sono servizi di supporto alla partecipazione a fondi ai finanziamenti europei, ma anche a fondi PNRR che seguono un tipo di struttura molto legata per quanto riguarda la rendicontazione, la strutturazione cioè dei fondi e dei bandi, molto simile ai finanziamenti europei. Ultima cosa,
vengono date anche supporto, servizi di supporto, di assistenza e supporto per le gare d'appalto e il procurement internazionale. Allora, per la linea finanza agevolata, quali strumenti finanziari, di quali strumenti ci siamo occupati quest'anno, in questi primi mesi, per quanto riguarda la finanza agevolata, i finanziamenti agevolati, tutto il fondo 394, prima sui fondi, quindi PNRR Next Generation EU, con il decreto crisi, quindi l'erogazione, cioè la chiusura anticipata del fondo 394, ci siamo concentrati sugli strumenti di Simest legati alla crisi ucraina, e quindi per quelle aziende che necessitavano sostegno e che ancora necessitano sostegno perché hanno avuto delle ripercussioni a livello di esportazione e anche di approvvigionamento. Questo bando chiuderà il 31 ottobre. Abbiamo dato informazioni quindi tramite newsletter, sito internet e tramite gli sportelli del PID sul territorio relativamente al bonus export digitale che abbiamo visto adesso la presentazione di Invitalia. Poi ci siamo occupati anche di bandi digitali, quindi quelli di Union Camere Lombardia, Union Camere Emilia Romagna, quindi le varie declinazioni di quelle che sono i bandi sul territorio, sia a livello camerale che a livello di unioni regionali e di regioni. Infine il buono fiere. Per altri strumenti, sempre di Simest, il supporto all'export e gli investimenti in equity. Sempre più ci stiamo orientando in questo ultimo trimestre su incontri di gruppo e one-to-one nei territori, in modo da presentare degli strumenti che sono proprio ad hoc e sono che sono best fit per i singoli territori, organizzando poi dei one-to-one e delle assistenze personalizzate. Per quanto riguarda allora il focus fondo 394, cioè il finanziamento agevolato più importante per l'internazionalizzazione a livello nazionale, sono sicuramente in generale gli strumenti di Simest, ma per quanto riguarda proprio i finanziamenti agevolati, il fondo 394. La misura del fondo 394 in questo momento è aperta, come abbiamo visto, la misura su Ucraina, sulle aziende esportatrici in Ucraina, Russia e Bielorussia o che hanno approvvigionamenti da questi territori. Una volta chiusa la misura, verrà probabilmente adottato il nuovo, verrà approvato con nuovo decreto. L'applicazione del nuovo fondo 394 su fondi nazionali. Allora, la misura attende, verrà approvata cioè il decreto dal nuovo governo, quindi le tempistiche probabilmente saranno orientate sul fine novembre-dicembre. Non riusciremo probabilmente in questo ciclo di tre webinar a presentarvi le nuove misure, ma dedicheremo cioè un webinar ad hoc e specifico sul nuovo fondo 394 che verosimilmente aprirà cioè darà accesso alle domande a partire da gennaio. Vediamo un attimo quelle che sono state le misure, cioè cosa la misura del fondo 394 ha coperto nella precedente misura, quella aperta, cioè che si è chiusa quindi a maggio e che si appoggiava non sui fondi nazionali ma sui fondi PNRR Next Generation EU. Essendo fondi quindi europei che ricadono sul PNRR, il focus è stato maggiormente la transizione digitale ed ecologica, e tutto quello che è il commercio elettronico e la digitalizzazione in assoluto, per cui anche la misura della partecipazione delle piccole e medie imprese
ferie ad altri eventi di carattere internazionale, comunque richiedevano una componente minima di digitale. Come accennato il dottor Venanzi, quindi sempre più cioè le misure sono non solo internazionalizzazione, ma anzi hanno sempre più una componente di digitalizzazione. Qui vedete cioè quelle che sono state quindi per il commercio, per l'e-commerce, ad esempio, la creazione, lo sviluppo e investimenti di piattaforme, in piattaforme proprie o marketplace, con una componente di spese promozionali e di formazioni. Quindi questo tipo, allora non abbiamo delle indicazioni chiare su come sarà la nuova misura, nel senso che comunque il nuovo governo potrebbe anche cambiare la direzione, però le indicazioni basate sugli ultimi fondi fanno presumere che ci sarà una forte componente digitale e di e-commerce oltre all'internazionalizzazione. Altre spese che sono state coperte in passato sono gli studi di fattibilità per l'entrata in nuovi mercati, i servizi di temporari export manager e l'apertura di uffici, showroom, negozi e corner. Oltre ai finanziamenti agevolati a livello nazionale, cioè quelli di Simest, vediamo qua, vi ho messo un elenco in tabella di quelli che sono gli strumenti. Quindi al momento aperto, quindi col link alla pagina dedicata sul sito internet, oltre al fondo 394, quindi questo tipo di sostegni, Simest ha anche dei contributi differenti, quindi c'è il contributo export che non è uno strumento di finanza agevolata, ma è un supporto soprattutto ad aziende di beni strumentali e servizi, quindi che offrono all'estero macchinari, impianti, studi, progettazione e lavori. Questo tipo di strumento consente all'impresa italiana o di stabilizzare il tasso di interesse o di ricevere un contributo a fondo perduto, cioè o di offrire quindi all'acquirente estero un contributo a fondo perduto per scontare quindi crediti che ha nei confronti dell'impresa italiana. Tenete conto che sono tutti questo strumento si applica per contratti che riguardano pagamenti nel medio-lungo periodo e quindi in particolar modo ad aziende che offrono sui mercati internazionali questo tipo di attività cioè attività, beni e servizi. Gli altri strumenti sono gli investimenti in equity, sempre promosso e proposto da Simest, quindi sono strumenti nazionali, quindi governativi, per la partecipazione al capitale di imprese estero italiani. Abbiamo un nuovo strumento dedicato a brevetti, marchi e disegni, quindi strumenti che consentono alle imprese di essere più competitivi a livello internazionale e, come detto e come presentato dal dottor Venanzi, il bonus export digitale, vi ho messo il link. Oltre agli strumenti nazionali, riveste un'importanza fondamentale anche identificare quelle che sono cioè le linee a livello regionale e camerale. Quindi, un esempio, vi ho messo alcuni degli strumenti che sono presenti a livello di regione, cioè della regione Lombardia, ma ce ne sono per le diverse regioni. Quindi noi nei one-to-one e nei servizi, quindi incontri di gruppo che facciamo sul territorio, quindi analizziamo gli strumenti propri e del territorio, quindi a cui le aziende possono presentare domanda. L'indicazione in generale, quindi, di verificare sui siti delle regioni e delle camere di competenza quali sono gli strumenti che sono pubblicati e anche periodicamente. Considerate che quegli strumenti che riguardavano l'internazionalizzazione, ad esempio su Milano, sono tutti bandi digitali che sono stati promossi e pubblicati nella prima parte dell'anno.
Infine, chiudo con una segnalazione. Da domani promuoveremo uno short master in finanza per l'internazionalizzazione, quindi con l'obiettivo di accrescere e consolidare le competenze manageriali delle imprese proprio sulla tematica della finanza per l'internazionalizzazione e gli investimenti all'estero, quindi con un focus sia sulla finanza aziendale e l'analisi di quelli che sono i budget per l'internazionalizzazione e come valutare i piani di sviluppo internazionale di investimento all'estero, una parte dedicata a finanza agevolata, quindi con focus strumenti SIMEST e anche SACE per le garanzie, e una parte di trade finance, quindi per conoscere più in dettaglio tutti quelli che sono gli strumenti e le soluzioni per operare con l'estero. Questo master è gratuito per le imprese dei territori che vedete elencati in questa slide. Io sulla parte internazionalizzazione e finanziamenti ho concluso, lascio la parola a Simona per la conclusione e la sessione di Q&A. Vi ho lasciato per qualunque informazione i miei contatti. Bene, grazie Leila. Allora, scusate, dunque abbiamo diciamo, concluso la parte di presentazione, per cui a questo punto ci concentriamo sulle vostre domande. Molte domande sono state già evase, sono state già risposte in forma scritta. Ecco, saluto e intanto ringrazio anche Diana Nicosia che si è collegata con noi, che è sempre di Intec, in quanto il dottor Buonasera. Romeo, se non... Ecco, se non erro, il dottor Romeo si è dovuto staccare, quindi abbiamo comunque Eliana che ci supporterà nella fase di Q&A. Già anche Luca Venanzi, grazie, ho visto Luca che ha già risposto a tantissime domande nella chat, quindi le risposte sono arrivate singolarmente agli utenti. Vediamo se c'è qualche domanda che è rimasta, tra virgolette, in evasa, quindi Lela, anche tu se vuoi dare un occhio. Poi anche tu, se vuoi, diciamo, Sì, supportarci in questa forse un operazione. quesito che è stato rivolto a me, invece era relativo al bonus del Ministero degli Esteri, se include anche imprese specializzate nello sviluppo software. Sì, ecco, se Sì, c'è però qualche me domanda l'hanno che ritenete poi utile per tutti. mandata anche a me. Ah, d'accordo. Ok, nel senso. E uno può dichiarare alla Camera di Commercio di voler aprire una società quasi con qualsiasi codice Ateco. Ora, a parte questo, una società che fa software laddove è iscritta alla Camera di Commercio con un codice Ateco produttivo, va bene perché un codice produttivo tra il 10 e il 33 va bene. Ci sono diversi codici Ateco che sono pertinenti con la programmazione, però diciamo che la caratteristica è che ci sia un laboratorio, che ci sia cioè se uno va alla Camera di Commercio e cerca di registrare una società manufatturiera e ha solo un ufficio al terzo piano di un grattacielo a Milano, non gliela fanno registrare col codice Ateco perché non ha un luogo che dal punto di vista catastale C1 non so che cosa deve essere, uno possa produrre. Quindi serve che ci sia un'unità produttiva. Allo stesso tempo, però, bisogna tenere presente che molte società, mi è capitato negli ultimi mesi di incontrare molte ditte, sono iscritte come codice Ateco. Con quello in cui si erano iscritti prima, quindi molti che producono conserve alimentari o aceto balzare, parlavo la settimana scorsa in un webinar con una società che produce un'acetaia. Ora, ce ne vuole a pensare che un'acetaia che è una società agricola, a meno che non abbia delle valide ragioni per voler rimanere come codice Ateco società agricola, perché magari ha 3 ettari di piantati a grano, a girasoli e si prende un contributo comunitario, comunque sarebbe risolvibile. Ma questi prendono una materia prima che costa
1 euro a tonnellata e producono un prodotto che grazie alle loro macchinari, ai loro magazzini, alle loro botte, alle loro fermentazioni, a tutto quello che fanno, che vale 1.000 euro al litro. Cioè, è inconcepibile, secondo me, a meno che non ci siano le altre ragioni, che alcune società non si considerano manufatturiere laddove lo sono. Anche la trasformazione di cibo e la vendita di vino o di conserve lo è laddove la materia prima, cioè è ha senso, perché è un'attività manufatturiera, si produce lì dentro, ci stanno pentole che bollono, insomma, come dire, macchinari che lavorano. Quindi bisogna un attimo verificare, a meno che non ci siano altre ragioni, uno potrebbe anche decidere, ma io forse sono anche manufatturiero, vai alla Camera di Commercio, si fa la richiesta nel giro di 12 ore o di 20 ore, anzi, intenso in tempo reale, la Camera di Commercio cambia il codice Ateco, laddove non ci siano altri impedimenti, altre ragioni, altre convenienze o altre iscrizioni ad albi che non conosco e che non mi interessano. Quindi, alla società che mi chiedeva se loro sono manufatturieri, gli dico di andare a dare un'occhiata sulla loro misura. Se non sono manufatturieri e gli sembra che lo potrebbero diventare, ne parliamo col commercialista e con la Camera di Commercio, si risolve in un pomeriggio. Il giorno dopo possono prendere il bonus. Mi era arrivata un'altra richiesta, non so se poi è arrivata anche a lei, se si poteva inviare alla sua email, ma magari non so se si può pubblicare in chat il link per l'iscrizione dei fornitori di software. Ok, i La possibilità fornitori, di c'è una diventare pagina che adesso fornitore. metto, se volete metto, io prima ho risposto a uno, ci sta questo link che adesso lo Sì, ripubblico a forse. tutti quanti. A questo punto, lo spazio chiedendo se invitare a novità in merito alla linea investimenti sostenibili 4, no, questo qua non gliela so dare, ho ricevuto un'altra risposta che non sapevo. Aspetti che Comunque, provo a mandare questo. riceveranno c'è il link alla pagina principale del bonus export Sì. digitale, lì in fondo si trovano anche le informazioni. Sì, esattamente. Adesso però volevo metterlo a disposizione di tutti, magari questo link, se non vi dispiace, se non faccio un errore, ma no, non è questo. Sì, è questo qua. Possiamo anche condividerlo noi eventualmente, Sì, se. guarda, quello lì che ho scritto a diverse altre persone, se no qui posso mettere a tutti, sull'organizzatore, Sì, invia, certo. no, non so se posso inviare a tutti, io comunque, se no fatelo voi, no, non penso. Lo vedete quello che ho scritto nella chat privata con Enrico Sì. Esnardi e quanti altri? Se potete Esatto, inoltrarlo voi sì, per quello noi. cortesia, Ok, okay. Comunque è una pagina di Invitalia scriviamolo. dedicata al bonus per l'export digitale. Allora, se ne approfitto, no, purtroppo questa scarabosso non le so rispondere. Mentre invece ci sono altre occasioni. La collega che è in regia, Veronica, se puoi condividere questo link. No, ce n'è anche un'altra che non ce n'è, scusate, ce n'è anche un'altra di Samuel Piana che mi è stata segnata di domanda, però non penso di poter rispondere io. Allora, dunque, siccome abbiamo sforato un po', diciamo, quindi le domande, credo adesso do un'occhiata che la maggior parte delle domande siano state già evase in forma scritta da parte vostra, grazie per la tempestività. Rimaniamo comunque a completa disposizione, anzi adesso forse ne stanno arrivando altre in questo momento, per cui in realtà c'è un po' ci sono ulteriori richieste. Visto che ormai siamo andati un po' oltre con le tempistiche, direi che sulle altre domande magari ci impegniamo comunque a farvi avere dei riscontri e poi ad ogni modo anche io prima ho aperto volutamente quella pagina del portale nazionale dei punti impresa digitale, dove era una pagina interna con all'interno una scheda relativa al piano nazionale transizione 4.0, dove c'è anche una sezione dedicata alle FAQ. Quindi già quello può essere uno strumento utile per andare a verificare alcuni aspetti un po' più precisi e riceverete questo link, nonché tutti i nostri contatti diretti attraverso la mail che riceverete domani, con poi anche la possibilità di rivedere il webinar, eccetera.
Quindi chiedo ai nostri ospiti se volete aggiungere qualcosa. Non so se Alessandra sia ancora collegata Una con noi. domanda sul bonus fiere, le Sì. risorse sono già esaurite. Ah, Quindi non c'è più ottimo. possibilità di fare domanda perché è già stato chiuso per esaurimento fondi. Ok, grazie Leila per questa precisazione. Intanto qua appunto ho messo questa slide per ricordarvi i nostri contatti, appunto fa sempre riferimento poi appunto impresa digitale come diciamo punto di contatto e di informativa un po' generale. I prossimi appuntamenti 3 novembre e 17 dicembre seguiranno a breve i programmi dettagliati sui nostri portali con il form di adesione, quindi poi vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Vedo che si è ricollegata con noi anche Alessandra, che ringrazio. Volevo semplicemente ringraziare tutti i relatori e ovviamente i partecipanti per l'attenzione che hanno prestato a questa iniziativa e ovviamente, come già detto da Simona e anche dai relatori che sono intervenuti, non si esaurisce qui il punto di assistenza, ma a domande specifiche o a esigenze specifiche potete prendere contatto evidentemente con i singoli relatori che oggi vi hanno illustrato tutti gli incentivi. E ovviamente, come dice Simona, chi fosse interessato per i prossimi appuntamenti, se ci segue sui canali, avrà poi contezza del programma delle prossime giornate. Ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie, grazie Alessandra per la chiusura. E a questo punto io direi che possiamo chiudere la trasmissione e vi farò avere le domande in modo da poi poter dare un Certo. riscontro alle aziende collegate con noi. Grazie, vi aspettiamo ai prossimi incontri. Un saluto a tutti. Grazie, Buona grazie a serata. tutti. Grazie, Arrivederci. arrivederci.